In questo video parliamo di quattro verbi molto importanti. Il verbo volere, che indica la volontà di fare qualcosa, una cosa proprio che mi piace fare. Il verbo dovere, una cosa che devo fare, che ho l'obbligo di fare. Il verbo potere, che indica la possibilità di fare qualcosa. E il verbo sapere, che indica la capacità di fare qualcosa, cioè essere bravo a fare qualcosa. Vediamoli coniugati al presente. Il verbo volere. Io voglio, tu vuoi, lui, lei vuole, noi vogliamo, voi volete, loro vogliono. Il verbo volere è seguito da un altro verbo. Ad esempio, io voglio dormire, tu vuoi mangiare. Lui lei vuole guardare, però il verbo volere può anche essere seguito da un nome, ad esempio noi vogliamo un caffè, perché appunto il verbo volere indica un desiderio, qualcosa che si vuole, quindi qualcosa che si vuole fare oppure qualcosa che si vuole. Vediamo il verbo dovere. Abbiamo detto che il verbo dovere indica un obbligo, qualcosa che è necessario fare. Io devo studiare, tu devi svegliarti presto, lui lei deve andare all'ufficio postale, noi dobbiamo correre altrimenti perdiamo il treno, voi dovete, loro devono. Allora, in questo caso il verbo dovere viene seguito solo da un verbo e non da un nome. Quindi io non posso dire io devo un caffè, ma posso soltanto mettere un verbo, quindi studiare, svegliarti, andare, correre. Quindi anche in questo caso il verbo dovere viene seguito dal verbo. Vediamo il verbo potere, che indica la possibilità di fare qualcosa. Io posso, tu puoi, lui, lei può, noi possiamo, voi potete, loro possono. Anche in questo caso il verbo potere può essere solo seguito da un altro verbo. Io posso uscire, tu puoi usare la mia penna, lui, lei può bere dal mio bicchiere. Quindi io non posso dire noi possiamo un caffè. Se voglio invitare qualcuno a prendere un caffè, dico possiamo prendere un caffè insieme? Però dopo possiamo c'è il verbo prendere. Quindi è sempre seguito da un altro verbo. L'ultimo verbo è il verbo sapere. Io so, tu sai, lui lei sa, noi sappiamo, voi sapete, loro sanno. Questo verbo è un po' più particolare perché può essere sia seguito da un altro verbo, come nei primi tre casi, io so ballare, tu sai nuotare, lui lei sa cantare, quindi verbi, ma anche può essere anche non seguito da verbi, ad esempio, noi sappiamo che cosa è successo, voi sapete la bella notizia, loro sanno quello che hanno detto. Quindi il verbo sapere può essere seguito da un verbo, ma anche da un'altra informazione, perché il verbo sapere significa proprio avere la conoscenza di qualcosa, conoscere qualcosa. Quindi sapete quello che è successo? Quindi questi quattro verbi sono molto importanti perché indicano quattro cose importanti per parlare e si usano tantissimo, solitamente seguiti da altri verbi, ma abbiamo visto che il verbo volere e il verbo sapere vengono seguiti anche da altre parole che non sono verbi.